Proclami, passerelle, annunci, solo parole e nessuna azione è reale. Nel frattempo continua lo stato di degrado e abbandono del fiume Tanagro e la denuncia del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, nonché consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che in un video realizzato nei pressi del canale mostra la situazione critica del fiume che attraversa il Vallo di Diano. Ad un anno da passerelle varie che sono state fatte proprio in questo punto sul nostro Tanagro, sul fiume Tanagro, nulla è cambiato, anzi la situazione è verso un degrado di grande pericolo, una condizione di grande pericolo, in quanto, come potete vedere, c'è una situazione del tratto del Tanagro nel nostro territorio di completo, continua ad essere di completo abbandono. Questo che cosa significa? Significa che nella stagione delle piogge, adesso siamo alla vigilia della stagione invernale, se ci sono dei fenomeni atmosferici legati a piogge un po' più abbondanti, noi mettiamo a rischio l'intero territorio e questa volta la situazione diventa molto più pericolosa, perché proprio a sud del comune di Sassano c'è stata la chiusura del ponte a Caiazzano. Questo determina, ovviamente, potrebbe determinare addirittura l'isolamento di intere comunità e cioè chiaramente non ce lo possiamo permettere. Qualcuno diceva che a breve avremmo avuto la risoluzione dei problemi, infatti non è così, perché il problema è burocratico. Il Tanagro oggi non rientra nelle competenze di nessuno, questa è la verità, non rientra sicuramente nelle competenze dei consorzi e quindi questa incertezza, questa burocrazia, questa indeterminazione anche su chi deve e su chi e come devono fare gli interventi di messa in sicurezza determina purtroppo abbandono, degrado e soprattutto pericolo per le nostre comunità, come è facilmente evidenziabile. Purtroppo ad un anno io tutti questi lavori strutturali di messa in sicurezza del fiume Tanagro non ci sono stati. Continuerò la mia battaglia senza se e senza ma, nel prossimo Question Time presenterò una nuova interrogazione e continuerò a portare avanti anche l'idea che c'è bisogno di un intervento legislativo forte per mettere il fiume, i corsi d'acqua come il fiume Tanagro in capo ai consorzi possibilmente, o comunque in capo a qualcuno, per avere chiara la responsabilità di chi deve intervenire, perché altrimenti noi corriamo il rischio che le nostre comunità saranno sempre minacciate appena c'è un po' di pioggia abbondante. Purtroppo se qualche amministratore va a fare la pulizia di questi fiumi, come minimo va a fare un processo penale, quindi le norme in Italia non lo consentono. Allora ecco, quando parliamo di sburocratizzazione, questo è l'esempio evidente e concreto di un paese che muore nella burocrazia, che affoga nella burocrazia, e rischiamo anche di, non solo le esondazioni, ma rischiamo di mettere a rischio le famiglie dei nostri territori e non ce lo possiamo permettere. Quindi continuerò la mia battaglia su questo tema, perché io ritengo che la messa in sicurezza del fiume Tanagro e dei corsi d'acqua come il fiume Tanagro, che non hanno un'attribuzione specifica di responsabilità, deve essere una priorità se vogliamo dare senso e concretezza all'azione di sburocratizzazione in questo paese.